Come ho spiegato in un altro video, la gente confonde in questi giorni, in queste settimane, la nuova manovra Draghi, quella cosiddetta quantitative easing, con un'altra manovra che ha un termine tecnico, un acronimo praticamente illeggibile, una sigla illeggibile, TLTRO, cioè Targeted Long Range Refinancing Operations. Cioè, sono fondi sostanzialmente destinati alle banche per essere immessi sull'economia. Queste cose, fanno pensare alla gente che ci siano fiumi di denaro che entrano nelle casse delle aziende. Io ero in discussione in queste settimane con imprenditori, liberi professionisti, commercialisti, managers e molte persone credono che in sostanza ci sia un allargamento, dei cordoni. Insomma, ecco, questo è un po' il ragionamento. Io sono piuttosto scettico su questa, diciamo, aspettativa del fatto che le regole del gioco cambino e che quindi ci sia molta più liquidità per tutti e arrivino dei fondi quasi a pioggia, come è l'aspettativa dell'uomo per la strada. Perché così non è e non può essere per alcune ragioni. Voglio dirvele. Prima ragione, questi fondi sono prestiti. La caratteristica fondamentale di un prestito è che deve essere rimborsato. Cioè non è affatto vero che la Banca Centrale Europea abbia dato alle banche, tra le quali italiane, dei fondi perché questi li spendano nelle imprese, ma ha messo a disposizione a un costo particolarmente basso dei fondi perché le banche italiane li possono prestare alle imprese. Quindi non è affatto vero che ci siano più soldi da dare alle imprese, che è una lettura semplificata della realtà. C'è una maggiore disponibilità, ma non è affatto vero che siano fondi perduti. Non è fondo perduto. Questa è la prima considerazione. Seconda considerazione. Qual è la preoccupazione fondamentale di un banchiere? Qualcuno mi scrive dicendo: ma quali sono le regole della negoziazione creditizia? Ecco, faremo articoli e video specifici su questi, ma posso cominciare ad anticipare che esiste una ed una sola, fondamentale regola psicologica. Il banchiere, la banca, quando ti presta il denaro, ha un'unica aspettativa di vederselo portare a casa, cioè di poterlo riportare a casa, maggiorato, come tu sai, di un tasso di interesse. Questa è la regola del gioco numero uno e questa è la motivazione psicologica numero uno. Tutto il resto, garanzie, flussi di cassa, sono tutti accessori, ma servono a capire come quella regola si possa verificare. Il fatto che ci sia quindi un tasso di interesse di base, di partenza, più basso, significa che le banche pagheranno quel denaro ad un prezzo più basso e quindi potranno fare delle condizioni migliori. Siamo tutti d'accordo in linea teorica, ma in linea pratica, poiché nel punto 1 ti ho detto che non sono fondo e prodotto, questo significa che la preoccupazione fondamentale dell'ufficio crediti della tua banca sarà che tu quei soldi, al di là del prezzo al quale lui te li può vendere, glieli restituisci. E quindi rimane la motivazione psicologica fondamentale della negoziazione creditizia: la certezza della restituzione del capitale. Il basso tasso di interesse è un fatto di pricing, va a cambiare il pricing, cioè il prezzo, ma non va a cambiare il rischio. Terza considerazione. Per quali ragioni io sono critico sul fatto che questi fondi, diciamo che di per sé aumentino l'economia? Perché, primo, non ho mai visto che la finanza, cambi l'economia, semmai è l'economia che cambia la finanza. Il fatto che il mercato sia più piccolo è un dato di fatto. Ero ieri a parlare con un imprenditore e ragionavo con lui e lui mi diceva: ma io non vedo affatto questi investimenti in giro, non vedo affatto che le cose vanno bene, non vedo affatto che l'economia è ripartita. E un altro imprenditore parlava di un altro settore e mi diceva la stessa cosa. Cioè, in trincea, dove operiamo noi, queste, diciamo, aspettative macroeconomiche non abbiamo la percezione che si stiano verificando. Ed infatti le regole, che è la seconda considerazione, sono uguali. Cioè le regole dell'accesso al credito non cambiano perché c'è più disponibilità di credito. Cioè i meccanismi di rating sono rimasti immutati. Terzo, tu sei rimasto immutato. Il fatto che ci siano più soldi per le banche in linea teorica per prestarli non significa che il mercato sia un mercato per loro più appetibile, anzi. I bilanci sono quelli che sono. Quarto, la banca pensa, quando ti deve prestare questi soldi, e se sbaglio, questa è la motivazione psicologica fondamentale che frena e
E questo è il motivo per cui noi a Windebank dedichiamo molto tempo e diversi moduli alla negoziazione creditizia. Quinto, ma io ho un sospetto molto forte, che deriva dall'avere parlato con decine di imprenditori, commercialisti, banche, operatori del settore, insomma, uomini in trincea, come me. Ma li avete visti voi veramente gli investimenti in questi mesi? Tutti dicono che il credit crunch, o molti dicono, molti osservatori, che si è ridotta la restrizione creditizia. Può anche darsi in termini di prestiti, ma finalizzati a che cosa? Mi chiedo io. Ma siamo sicuri che non è stata un'operazione di rifinanziamento delle aziende migliori, facendo sostanzialmente un'operazione finanziaria per cui arriva l'azienda bancaria A e dice al cliente XY SBA: tu che cosa paghi il denaro? Hai 3 milioni di affidamento sul quale paghi il 3%? Va bene, te li do io domani mattina al 2. Perché? Perché essendo una banca virtuosa è andata a fare ad un approvvigionamento ad un costo più basso, è andata a prendere del denaro e quindi lo può collocare ad un prezzo più vantaggioso. È una competizione di rifinanziamento di posizioni finanziarie, per cui forse si creano degli utili, ma sono utili finanziari. Non si sta cambiando la produzione, i posti di lavoro, gli investimenti. Le mie conclusioni sono che, realisticamente parlando, questa liquidità maggiore, che esiste indubbiamente, può spostare forse di una o due classi di rating, forse, la tua possibilità di entrare all'interno della classe di rating di finanziabilità della tua banca. Ma io mi pongo una domanda molto semplice e faccio una considerazione finale: ma sei sicuro che quei soldi ti arrivino? Cioè, secondo me, non conta il fatto che ci siano più soldi ad un tasso più basso, conta il fatto che tu li riesca a prendere.